Ventenni di tutte le età, bentornati a Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina ispirata alle ricette del fumetto Disney. Il piatto che vi presentiamo oggi è leggendario, oserei dire iconico. Le famosissime frittelle di Paperino, quelle che quando il nipotastro lo prepara, lo zione si fa una corsa verso la casa di Paperino per assaggiarle, in genere per essere consolato dopo qualche dispiacere monetario, oppure che Paperino prepara ai suoi nipoti per coccolarli. La versione che però noi andremo a realizzare non è quella più celebre dei pancake americani, bensì una versione un po' più nostrana. Infatti andremo a preparare le frittelle che sono apparse nella storia scritta da Rodolfo Cimino, Zio Paperone e i picnic promozionali. Andremo a realizzare delle semplicissime frittelle di mele profumate alla cannella e ora vi illustriamo il procedimento. Bene, per gustare le mitiche frittelle di Paperino andiamo adesso a preparare l'impasto. Per farlo dobbiamo dare fuoco alle polveri, ovvero amalgamare lo zucchero, il lievito e la farina. Andiamo a fare. Quindi cominciamo con lo zucchero. Vabbè, non c'è un ordine preciso in realtà, diciamolo. È indifferente, sì. Non cambia assolutamente nulla. Aggiungiamo la nostra farina. Infine il lievito, eccolo qua. Amalgama bene. Grazie Giubi. Facciamo una girata con la frusta per amalgamare tutto il composto. E adesso rompiamo le uova nel paniere, quindi aggiungiamo le uova. Intere, mi raccomando, servono sia il bianco che il rosso. E ora andiamo ad amalgamare. Dopo aver amalgamato le uova, andiamo a versare molto lentamente, mi raccomando, il latte nel composto, mescolando contemporaneamente per far sì che si amalgami bene e che esca fuori un composto liscio e privo di grumi. Perché appunto il composto deve essere liscio, deve essere una crema, non deve essere granuloso, altrimenti si rovina la ricetta. Esatto. Ecco qua, facendo tutto con la massima lentezza e la massima delicatezza, sta uscendo una bella crema, bella amalgamata. Come Giubi, guarda. Sì, sì, è assolutamente priva di grumi, liscia come dovrebbe essere. E non l'abbiamo ancora finito. E non è ancora finito. Bene, adesso il nostro composto è pronto. Ed è perfetto, tra l'altro. Bello liscio. Sì. Favoloso. Ma prima di procedere alla frittura delle nostre mele, lo faremo riposare per circa un'oretta in freezer, per far sì che diventi un po' più denso e si rapprenda leggermente. Bene, adesso che l'impasto in freezer e si sta riposando, tocca alle mele. Procediamo a tagliare le mele. Mi raccomando, le mele devono essere tagliate in modo molto preciso. Come prima cosa procediamo a togliere il torsolo, se avete questo attrezzo è meglio, altrimenti potete tranquillamente utilizzare un semplice coltello, ma l'operazione risulterà più complicata. Nel caso compratelo. Esatto. Andate a praticare un forellino, perché le mele devono essere dei cerchietti praticamente, delle ciambelline. Dei tori in realtà, si dice il termine tecnico. Quindi questa è l'operazione da fare, vedete, abbiamo tolto perfettamente il torsolo. Lo andiamo a espellere e successivamente procediamo a sbucciare la mela con molta precisione. Come vedete abbiamo tolto il torsolo. La mela è perfettamente bucata al centro, adesso andiamo a tagliarla in questo verso, facendo attenzione a non farle né troppo sottili ma neanche troppo doppie, circa un centimetro e mezzo circa, ovviamente senza essere troppo precisi.
ed ecco la forma che devono avere le mele. Le uniamo insieme in una terrina, irrorandole con del succo di limone per far sì che le mele non si ossidino. Dopo che sarà trascorsa un'oretta, il nostro composto sarà pronto per procedere con la frittura. Le nostre ciambelline di mela dovranno essere impanate nel composto, proprio come Giacomino vi sta facendo vedere, vi sta mostrando in questo momento, e messe in una ciotola a parte prima di procedere con la frittura. Tra l'altro, fare queste frittelle richiede un procedimento anche parecchio laborioso. Diciamo che mi stupisco che uno collerico come Paperino riesca a farlo senza impazzire, perché ci vorrebbe una bella pazienza, ecco. In effetti è un fatto curioso. Sì. Però Mino, inzuppale bene, devono essere belle pregne di impasto. Vedi? Ci vuole pazienza, ci vuole. Esatto. Padella, riscaldare l'olio d'arachide. Per verificare che sia ben caldo, versate nell'olio una goccia di impasto. Se questo friggerà, significa che l'olio è pronto. A questo punto immergete le frittelle di mele nell'olio bollente e lasciatele cuocere 5 minuti per lato circa, finché non si saranno dorate. Una volta pronte, inseritele in una ciotola con della carta assorbente per lasciar sgocciolare l'olio. Una volta che le nostre mele saranno fritte e dopo che le avremo lasciate raffreddare per circa una mezz'oretta, possiamo disporle su un vassoio e poi andarle a setacciare con dello zucchero a velo, eccolo qua, e della cannella a vostro piacimento. Quella che abbiamo preso sin dall'inizio, ecco. Anche perché l'abbinamento mela-cannella è ottimo, quindi potete abbondare con la cannella. Ma sì, abbondiamo, abbondantis abbondantur, come diceva Totò. E ora procediamo allo spolveraggio delle frittelle. Con un passino, oppure se ce l'avete anche un fatto apposta per poterlo fare. Lo zucchero deve essere molto sottile, mi raccomando. Adesso facciamo la stessa cosa, ma con la cannella. La mettiamo nel nostro colino e andiamo a spolverarla, ecco, le nostre frittelle. Sembrano proprio buone, mamma mia, si sente questo odore di cannella, mele, zucchero, che è veramente fantastico. Sì. Ok. c'è un po' un pasticcio qui, però qui? Vai qui, grazie Giubi. C'è un po' un pasticcio qui, però non appena le solleveremo, le vedremo fatte per bene. Ed ora le vostre frittelle sono pronte per essere servite in tavola. Giubi, non pensi che ci manca ancora una cosa? Che cosa? Assaggiarle. E allora assaggiamole. Buone. Chissà, veramente buona. Sono ottime.
Come se le avesse preparate Paperino. Sberequè. So come apparare. Signori, quando Giubi dice so come apparare tutto, è lì che comincia il panico totale. Queste sono tutte appaccanate. Appaccanate, voce del verbo appaccanare. Dizionario Giulia Donatellese italiano. Che poi italiano, non è neanche dialetto, me lo so. No, ma è proprio Giulia Donatellese, una nuova lingua proprio. Dammi l'azione. Azione. Aspetta che sto ruttando. Basta, Mino sono. Cioè mi sembrano dei cacocci per quanta canna. Cos'è un cacoccio? Un cacoccio è un piccolo pezzo di. Tre, due, uno, azione! La ricetta che vi proponiamo oggi. Fermo, no, fermo.